Allora ragazzi, tutto a posto? Sono di nuovo qui il vostro carissimo Davastato. Allora, oggi è un bel giorno perché a quanto pare ci hanno rilasciato la versione 2.1 per il 16S. E forse che era ora di tirarlo fuori dall'armadio perché era già lì da troppo tempo. Allora, oggi cominciamo diversamente. Oggi ho bisogno del vostro aiuto. Oggi ti chiedo il tuo aiuto. Mi è stato fatto notare che nei miei video manca una sigla. E perché no? Ho ascoltato il consiglio e quindi ho preparato tre sigle. E siccome sono indeciso quale scegliere delle tre, vorrei farle scegliere a voi. Quindi direi di non indugiare oltre e partire subito con la prima sigla. Passiamo alla seconda sigla. E abbiamo la terza sigla. Ok, ve l'ho fatto vedere tutte e tre. Adesso vi vorrei gentilmente chiedere di aiutarmi e quindi lasciarmi nei commenti qua sotto numero 1, 2 o 3 a seconda della sigla che avete preferito. E io vi ringrazio molto. Quando avete visto tutto il video, lasciate un bel pollicione se vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, pazienza. E lasciatelo un pollicione, non vi costa niente, giuro è gratis, come iscrivervi al canale. Iscrivete, lasciate un pollicione e andiamo avanti. Adesso procediamo con l'aggiornamento del 16S. Vediamo come andrà il 16S dopo il nostro aggiornamento. Adesso lo facciamo insieme e poi andiamo a provarlo su strada. Ok? Dai! Ok ragazzi, abbiamo aggiornato il 16S, l'abbiamo fatta con un S5 perché con l'S8 non ce la faceva. Adesso proviamo ad andare a metterlo in bolla perché mi hanno consigliato di metterlo in bolla, quindi facciamo un bilanciamento. Così vi spiego anche come si fa il bilanciamento, che è una cosa molto semplice, ve lo faccio vedere. Quindi noi adesso, io non l'ho ancora acceso dopo l'aggiornamento, adesso andiamo ad accenderlo. Per la prima volta aggiornato, adesso impazzirà. Per calibrarlo vi consiglio una qualsiasi app con una bolla. Io ho questa, Bubble Level. La state vedendo lì, presumo. Ecco, vedete, mi dà tutte le bolle. Dopodiché la procedura è questa. Allora, seguitemi bene. Apriamo l'app Kingsong. Impostazioni. Calibrazione orizzontale. Allora, nel momento in cui io cliccherò su conferma, la ruota si spegne. Attenzione, schiaccio conferma e si spegne. Spenta. Dopodiché riapro il mio bel programmino con la bolla. Glielo appoggio sopra, cerco di metterlo perfettamente in centro, come vedete, il più possibile. Alcuni consigliano di metterlo sui pedali, ma io mi trovo bene così, comunque riesco a centrarlo perfettamente. A questo punto riaccendo col pulsante di accensione la ruota. Lui adesso sta preparandosi a calibrare. Calibrata. La mia ruota è perfettamente in bolla. Avete visto com'è stato semplice? Riaccendiamo la ruota. Vedete che adesso è perfettamente verticale. Io amo che sia perfettamente verticale, a me non piace che punta in alto, non mi piace che punta in basso, mi piace che punta dritto. Poi ci penso io, ci pensano i miei piattini. Lui già sembra, dicono che è più silenzioso, mi hanno detto che è più silenzioso. Porco bellino, è più silenzioso davvero, ma come hanno fatto, un miracolo? Adesso lo metto a caricare un po', sennò col cavolo che ci vado a lavorare. Dai ragazzi, ci vediamo tra poco quando saremo tutti pronti per partire col monorotino. Ciao, a dopo. Partiamo. Vediamo come va questo nuovo 16S col firmware update.
come col 16X, eh? Uguale, facciamo la comparazione, eh? Scusate, devo riprendere a prendere. Oh! Fluido! Bello! Abituato al 16X. Devo di nuovo prendere un attimo l'abitudine, ma sembra tutto un altro paio di maniche. Ragazzi, come che andare? Faccio la stessa strada che faccio di solito, che è la stessa che ho fatto l'altra volta col 16X. Così vi faccio vedere le differenze. Oh, che bello andare! Com'è silenzioso! Cavolo, è silenzioso davvero! Come cavolo hanno fatto? Porca miseria, oh! Hanno fatto il miracolo! Sono riusciti con solo la modifica del firmware a rendere questo oggettino più silenzioso. Avvicino, ma non sentirete molto, ma... Carino, è un po' che non lo prendevo. Oh, come gira! Adesso che sono abituato a prendere le curve col 16X a mo' di Formula 1. Che divertente. L'ho messo ai 30, eh. L'ho messo ai 30 perché con questo mezzo qui ai 30 è meglio sapere che sei ai 30. Allora, col 16X di solito qua ormai tiro dritto alla rotonda. Facciamo finta di niente, tiriamo dritto alla rotonda. Aspettiamo solo che passano le macchine. E via. Oh, che strano! Che strano! No, perché ragazzi, io non sono più abituato a guidare questa ruotina qua. Ormai prendo sempre 16X ad andare a lavorare. E queste strade qui le faccio abbastanza veloce, perché col 16X vado veloce. Tra l'altro, se funziona quello che ho in mente, in questo momento state vedendo anche me col 16X. Facciamo una bella comparazione. Ma secondo me già a questo punto... Attenzione, secondo me già a questo punto il me con il 16X è già più avanti, quindi direi che me col 16X, dove sei? Di qua o di là? Vabbè, tu, stop, un secondo, 30 all'ora. Oh madonnina, io sono abituato ad andare un po' velocino col 16X, ma con questo non è il 16X. Allora ragazzi, vi è piaciuta la sigla nuova? Vi sono piaciute? Hop. Oh, ma come va bene? Chi è che... Bah, io adesso sinceramente non lo guidavo da un po', questo è un po' un problema, in effetti, perché non riesco bene a ricordarmi com'era, a me mi sembra uguale com'era. Provare accelerazioni, frenate, un po' di off-road, adesso facciamo anche un pezzettino off-road. Frenata? Benissimo, fluido. Partenza raso. Bip 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 bip. Sono già a manetta, cavolo. Sì, partenza raso, è un razzo. È un razzo. Fum. Ah. Comunque ragazzi, se non vi ho convinto a comprarvi un monowheel nel video 10 buone ragioni per comprarvi il monowheel, mi dispiace molto. Ma io sono convinto che questa primavera ci sarà un botto, ci sarà il botto di monoruota in giro, anche perché non so se sapete, non so se seguite, ma nel frattempo hanno deciso che i monopattini, adesso i monopattini elettrici, possono circolare come le bici. E partendo dal presupposto che le bici fanno quel cazzo che vogliono, direi che i monopattini fanno quel cazzo che vogliono. No, aspetta, forse non possono proprio fare quel cazzo che vogliono. Vabbè, comunque hanno qualche limitazione, però è già un passo avanti verso un futuro elettrico, perché diciamocelo ai nostri potenti, ma vogliamo pensare ai nostri figli o no? Sai, no, io ho due bambini piccoli, mi farebbe piacere che vivessero una vita serena e lunga come sto avendo la fortuna di vivere io. Per cui se potete darmi la mano, io del mio ce lo metto nel mio piccolo, faccio la differenziata, prendo dei mezzi elettrici, cerco di non inquinare, cerco di non consumare acqua a cavolo,
E quindi dai ragazzi, svegliamoci un po', va? Spostiamoci verso l'elettrico, smettiamo di comprare SUV, smettiamo di comprare schifezze che consumano gasolio e inventiamo possibilmente un modo di produrre energia pulita. Che inventiamo? L'hanno già inventato, cioè cazzo, ci prendiamo per il culo. Al nord c'hanno tutti i pannelli solari sui tetti e noi? E noi no, e noi non ce la facciamo. È così troppo difficile, forse. Sì, questo è molto più sprintoso del 16X, è comunque una bomba, ragazzi, io appena accelero sono una manetta. Ingestibile. Facciamo un po' di off. Mai più fatto col 16S, sarò ancora in grado di non ammazzarmi. Proviamo. Ulli. Questa ormai è la mia scorciatoia del mattino. Siccome sulla strada asfaltata è un po' noioso, allora passo di qua. Maronna! E devo mettere col 16S è tutto più semplice. No, col 16X è tutto più semplice. Tra l'altro ho sentito una botta lì, mi sa che c'era una pietra importante. Cazzo, non sono più capace. Ma ho bucato? Che ho sentito una botta alla amica indifferente. Cavolo, speriamo di no. Nel frattempo rallento, perché guarda, hai visto mai che ho bucato? Ho sentito una botta bruttissima nella discesa. Non nella salita, c'era un buco probabilmente. Vabbè, sembra che vada bene. Se lui va bene, andiamo bene. Guardate che figata, ve lo faccio vedere un attimino da dietro, solo un attimino. Piaciuta la smanettone? E ogni tanto ci vuole, ragazzi. Sfoghiamo un po' sti mesi. E comunque vi ricordo che se voi fate off-road, quando poi tornate sulla strada è tutto più semplice, perché è l'esercizio migliore andare dove il terreno è molto sconnesso, perché succede che il vostro cervello in automatico si abitua ai movimenti e reagisce in automatico senza che neanche ci pensiate, capito? Inoltre voglio darvi una news in anteprima. Visto che tra i vari gruppi e chat e cose vedo che molti principianti hanno ancora dubbi e difficoltà su cose abbastanza basilari e semplici, ho pensato di farvi una serie di video nei quali andiamo a analizzare le varie fasi della guida del monoruota, partendo dalla salita sul monoruota, quindi la partenza, analizzando la partenza, la in salita, in discesa e quant'altro, per poi vedere come affrontare uno scalino, perché io so che molti di voi hanno difficoltà a affrontare gli scalini, ma ci sono delle tecniche, non è così complicato. E poi perché no, vi faccio vedere come andare all'indietro. Non è difficile andare all'indietro, basta un po' di esercizio. Stay tuning, stay connected. Nel frattempo sembra che il 16S risponda benissimo a tutti. Permesso, scusate, grazie. Le signorine erano un po'. Mi guardavano un po' storto, io non capisco niente, sti monoruota c'è chi li odia e chi li ama, la via di mezzo non c'è. Vi ricordate qua, vi avevo già parlato l'altra volta, il vecchio centro sociale di Cuneo, guarda che figata, stavolta ve lo faccio vedere un po' meglio, mi fermo anche, alzo la telecamera. Cioè qua dentro c'è una sorta di teatro, abbandonato da circa 30 anni ragazzi, io non lo so. A Cuneo abbiamo tante di quelle cose abbandonate. Tra l'altro un giorno dovrò anche fare un paio di critiche a Cuneo, perché mi stanno facendo le ciclabili ma un po' male. Io ho un altro concetto di ciclabile, tipo adesso io sono sulla ciclabile, fate voi, secondo voi questa è una ciclabile?
non sembra molto una ciclabile, sembra più un marciapiede, ma in effetti di qua si connette poi alla ciclabile. Niente, sono arrivato ragazzi, è stato un piacere, bella, mi raccomando like and subscribe, mi raccomando continuate a seguire, ciao 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 ciao.